Buonasera a tutti e a tutti, sono Diego Guzzi dell'Unione Culturale Franco Antonicelli, vi do il benvenuto al Polo del Novecento, do il benvenuto alle tante persone che sono qui in presenza, ma do il benvenuto anche a chi ci sta seguendo in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del Polo del Novecento per una serata che rientra nel progetto Novecento Storie, la forza delle idee, un progetto coordinato dal Centro Studi Piero Gobetti che è giunto alla sua seconda edizione e in cui gli enti del Polo hanno deciso di raccontare quest'anno 7 figure attraverso cui ripercorrere le principali culture politiche della storia repubblicana. Delle figure sono state scelte tendenzialmente poco istituzionali, anche eterodosse rispetto ai partiti di riferimento, e delle figure che ci sono sembrate attuali, cioè il cui sguardo ci sembra evidenziare delle contraddizioni, delle ingiustizie da cui la nostra società non si è ancora liberata, non si è ancora emancipata. E dopo Vittorio Foa, Giuseppe Dossetti, Gaetano Salvemini, Tina Anselmi e Pietro Ingrao, e prima di Norberto Bobbio, che sarà protagonista di una serata tra 2 settimane, mercoledì 1 dicembre, ci occupiamo questa sera di Rossana Rossanda. Ce ne siamo in realtà già occupati nei giorni scorsi, perché il format di Novecento Storie prevede per ogni figura un ciclo di 3 iniziative. Una pillola video con un consiglio di lettura, un podcast divulgativo, biografico, che racconta la vita, le idee del personaggio, e poi questo incontro pubblico di approfondimento. L'Unione Culturale ha affidato a Francesca Gabutti, che ringrazio di cuore per la precisione, per la passione del suo lavoro, la realizzazione della pillola video e del podcast, che sono disponibili sul Polo del Novecento. Se non li avete ancora visti, vi invito attraverso il sito del Polo ad andarli a scoprire. Francesca ha scelto di consigliare la lettura delle altre, di Rossana Rossanda, che è stato recentemente ripubblicato per Manifesto Libri, e di raccontare nel podcast la vita, le idee di Rossana Rossanda, ripercorrendo in parte l'autobiografia, La ragazza del secolo scorso, e in parte Questo corpo che mi abita, con un'attenzione specifica, e chi ha, diciamo, sentito il podcast se ne sarà ben reso conto, al rapporto di Rossanda con la parola scritta, e a come questo rapporto con la parola scritta nella sua lunga vita è mutato. Questa sera invece sono nostri ospiti, sempre per parlarci di Rossanda, Luciana Castellina, Jacopo Rosatelli e Franco Milanesi. Li ringrazio di cuore di aver accettato il nostro invito. Luciana Castellina, come si dice, non ha bisogno di presentazioni, è una giornalista, una scrittrice, una politica italiana, presidente onoraria dell'Arci. L'Arci da un po' di tempo è entrato, l'Arci Torino, a far parte del Polo del Novecento, quindi insomma mi fa piacere sottolineare questo aspetto, e soprattutto è stata una compagna di imprese politiche e culturali di Rossana Rossanda. Franco Milanesi, alla mia sinistra, è un insegnante, uno storico del pensiero politico, si è molto occupato di storia degli intellettuali comunisti. Poi, da quando abbiamo parlato la prima volta di questa serata oggi, sono capitate cose e Franco è diventato il nuovo assessore all'istruzione e alla cultura della città di Pinerolo, e quindi mi congratulo per questo suo incarico. Jacopo Rosatelli, alla sua sinistra, è un insegnante, un giornalista, un filosofo politico. Sono capitate cose anche a questo riguardo, e diciamo Jacopo è direttamente passato dalla teoria politica alla prassi, perché è da un paio di settimane il nuovo assessore alle politiche sociali, ai diritti, ai beni comuni, alle pari opportunità e anche a altre cose della città di Torino, quindi insomma mi congratulo anche lui per questo suo successo. Ricordo a chi ci sta seguendo su YouTube e su Facebook che si possono fare, attraverso la chat e i commenti, delle domande ai nostri ospiti. Io poi durante l'incontro resterò qui a monitorare i social, così mi farò portavoce di eventuali domande che arrivino da casa, e dunque non esitate, sarà possibile poi ovviamente fare anche delle domande in sala. Prima di lasciare la parola a Jacopo, che poi insomma governerà e modererà anche un po' il nostro incontro, interverranno prima Franco, poi Jacopo e poi Luciana, vorrei lasciare la parola per qualche minuto a Pietro Polito, il direttore del Centro Studi Piero Gobetti, anche l'ideatore insieme a Marta Vicari di questo progetto, che più che un saluto, perché non è, diciamo, un atto formale, ci vuole raccontare una scheggia della vita di Rossana Rossanda e del Centro Gobetti, che probabilmente saranno già anche un po' un primo invito a entrare nella discussione. Quindi ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo e passo la parola a Pietro Polito.
No, sono molto contento e onorato di dire due parole. La ragione principale è perché questa sera veramente mi sento tra amiche e amici. Per la storia personale mia, del Centro Studi di Piero Gobetti e per i rapporti che in questi 10 anni, quasi 10 anni, intratteniamo tra Centro Gobetti e Unione Culturale, con iniziative comuni, in una dialettica anche forte, anche non sempre convergente, ma autentica e vera. E questa è la ragione personale e istituzionale per cui ci tenevo come Centro Gobetti a dire due parole questa sera. La seconda è che ho riletto l'autobiografia di Rossana Rossanda e sono andato a fare una piccola ricerca negli archivi del Centro Studi Piero Gobetti, anno 2002, per ricostruire la visita di Rossana Rossanda al Centro Studi Piero Gobetti. Questa visita è legata a un seminario Etica e Politica, che era stato fondato da Norberto Bobbio nel 1980 e durato 16 anni, diretto e coordinato da me e da Marco Revelli, che ha avuto poi una coda nel passaggio tra i due secoli con un'edizione che, diciamo così, potrebbe, ne fa di quel seminario, quell'edizione, l'antenato del progetto 900 Storie. Perché per 3 anni, tra la fine del 1999 e il 2003, il Centro Gobetti allora fece un seminario sul tema definizioni e interpretazioni del Novecento. Jacopo penso che lo ricordi, cioè l'incontro abbiate pazienza. Del 2 dicembre 2022 è stato un incontro importante anche nella vita di Jacopo Rosatelli, perché a quell'incontro Jacopo partecipò da studente ed è stata la prima volta in cui ci siamo incontrati. Quindi questo conferma quell'area di amicizia che si respira questa sera. Nell'autobiografia c'è un passaggio in cui della vita di Rossana Rossanda, che volevo brevemente richiamare. E siamo nel 1950 e Rossanda, che è il partito che sono usciti con le ossa rotte dall'elezione del 48, si attrezzano, si riorganizzano nella nuova fase, come si diceva una volta, e Rossana Rossanda viene chiamata a ridare vita alla Casa della Cultura di Milano. Spiega Rossanda, capimmo che il discorso da politico si faceva culturale e quindi bisognava riannodare il discorso partendo da lì. Ricordo questo episodio perché nell'autobiografia Rossanda illustra i rapporti che c'erano tra le varie componenti della Casa della Cultura e i rapporti, e sono pagine che magari, Diego, quando faremo i bilanci delle attività del Polo, da leggere e rileggere, perché illustrano la dinamica che si innesca tra le varie anime della Casa della Cultura. C'era tutta la sinistra laica, azionista, comunista, socialista, in una dialettica di lavoro comune autentica. C'era un'autenticità nel lavoro comune che non posso leggere, non voglio leggere quelle pagine, ma le richiamo perché a un certo punto Rossanda dice: scendevano a Milano gli ultimi gobettiani, Antonicelli e altri. Sono venuti gli ultimi, non erano per fortuna gli ultimi gobettiani. Torno all'episodio e brevemente della visita di Rossana Rossanda al Centro Gobetti.
gli proponemmo, siccome io organizzavo il seminario, quindi ci scrivemmo, non so se ci telefonammo, comunque ci fu una fase di interlocuzione per preparare il suo incontro, io gli avevo proposto il titolo Il mio secolo che Rossanda non accettò in un primo momento, e capisco perché non lo accettò, anche leggendo le vicende della sua autobiografia, dove il tono della sua vita è sempre stato un tono di understatement, diciamo, di sobrietà, di misura e di accettò poi alla fine di il titolo, perché io promisi lo mettiamo tra virgolette. Fu un momento molto bello, di cui forse anche Jacopo, se lo ritiene, può ricordare l'atmosfera che si creò, però per introdurre brevemente e fare la discussione successiva, volevo ricordare, ci fu un dissenso, diciamo così, ci fu un dissenso nella lettura del secolo, un dissenso tra l'orientamento generale del seminario, che era che doveva tanto a Bobbio, e la lettura che ne diede invece Rossana Rossà. L'orientamento generale del seminario era quello di andava sulla scia della interpretazione del secolo breve come il secolo del male, il secolo della paura, il secolo della violenza, il secolo del regresso, cioè insomma metteva l'accento più sulla faccia oscura del secolo. Invece Rossanda portò una lettura nuova, diversa, che si trova anche qui nell'autobiografia, non in contrapposizione, però io ho proprio trovato l'introduzione che fece allora l'intervento che fece nella discussione, in cui mise l'accento di più sul secolo, intanto in una forma più complessa, più articolata, se volevo posso anche dire meno schematica, mettendo in luce ciò che racconta anche qui nell'autobiografia, quindi l'azione del movimento operaio, l'azione delle donne, l'azione dei movimenti, il lavoro culturale e questo. Ecco, quindi volevo, è un ricordo che spero aiuti anche un po' alla conversazione e soprattutto a tenere viva la memoria di Rossanda. Voglio solo dire questo, la formula eretica coerenza, non so chi l'ha scelta, ma è una formula in cui anche i gobettiani si riconoscono. Grazie mille al direttore Pietro Polito, all'amico. Effettivamente sì, ricordo benissimo quel seminario, anche perché per me ero abbastanza giovane, significava entrare in un luogo mitico, era anche stata annunciata la presenza di Bobbio, che poi non venne, però aleggiava ovviamente. Ricordo molto bene che Rossanda disse io non potrò dare un giudizio negativo di questo secolo, perché è il secolo dell'emancipazione delle donne, fondamentalmente. Lei insistette in quella sede molto su questo. Eravamo anche negli anni in cui Marco Revelli, con Oltre il Novecento, aveva aperto una discussione molto interessante rispetto a un'interpretazione critica del Novecento, da sinistra al rapporto mezzi-fini. E ricorderete benissimo, evochiamolo anche in questa sede, la recensione, chiamiamola così, durissima che Luigi Pintor fece di Oltre il Novecento di Marco Revelli, dicendo, credo letteralmente, una cosa del tipo, il libro più anticomunista che io abbia mai letto. Revelli se ne ebbe abbastanza male, però nacque, ti ricordi, no, Luciana, una discussione molto interessante. E di quel seminario in via Fabro ricordo anche un intervento, come il suo stile, molto accigliato, accalorato, appassionato, di Michelangelo Bovero, che a Rossanda disse, tu sostanzialmente sei una grande, ma com'è possibile che continui a dirti comunista?
ma è mai possibile che tu insisti ancora a dirti comunista? Sostanzialmente diceva, io e te siamo d'accordo su tutto, poi nella politica, insomma, ma sei ancora comunista, come fai a usare ancora questa parola? E questo direi che potrebbe anche essere un tema che vi lancio. Quindi in questa veste, io sono però di moderatore, diciamo, e quindi adesso mi taccio, ringrazio ancora Pietro Polito e do quindi la parola a Franco Milanesi. Guardate, siamo anche un po' in divertito imbarazzo noi due, perché effettivamente siamo due assessori, la cosa è anche un po' difficile a noi stessi, insomma, da realizzare. Quando è stata concepita questo appuntamento non lo eravamo neanche lontanamente, come immagino chi di voi ci conosce possa facilmente supporre, e quindi ci troviamo a fare un ricordo e una riflessione su Rossanda con due assessori. Ecco, non so se Rossanda, insomma, avrebbe... A me non mi è mai capitato di parlare con due assessori. Appunto. Diciamo che non è vissuto nell'epoca della scarsità. Esatto, non è particolarmente coerente con la storia del manifesto, nella quale io mi riconosco totalmente, però capitano anche queste cose. Dobbiamo fare attenzione a non scambiare una circostanza di questo genere come un segno dei tempi o un signum prognosticum, sempre per utilizzare un'espressione kantiana che amava molto Bobbio. Almeno noi questo errore non lo facciamo, siamo perfettamente consapevoli dei limiti nei quali ci muoviamo e di tutte le contraddizioni nelle quali siamo inseriti. Detto questo, Franco Milanesi, autore di, tra le altre cose, una importantissima, credo la più importante monografia su Mario Tronti, biografia intellettuale di Mario Tronti, ti cedo la parola, Franco, e benvenuto a Torino, visto che vieni da Grazie. Fuori. Sì, un saluto a tutti e a tutti, ringrazio gli amici del Polo del Novecento per questo invito e sono contento, molto contento di essere qui a parlare di Rossana Rossanda con un po' di, non di timore, però insomma, dopo e assieme a Luciana Castellina è chiaro che il mio sguardo prospettico e la mia osservazione sarà da una posizione completamente diversa, tale è la prossimità intellettuale, politica, amicale tra Luciana e Rossana Rossanda. La mia invece è appunto l'osservazione di un attivista politico collocato sull'ampio e frastagliato terreno della sinistra italiana, che ha costantemente interloquito con i lavori e col percorso politico di Rossana Rossanda, con i suoi scritti sul manifesto, con i suoi testi successivi anche all'uscita appunto dal giornale, sempre sul terreno politico. E quindi la domanda che io sostanzialmente mi sono posto è se la figura di Rossanda si poteva racchiudere dentro la categoria del totus politicus, cioè è una donna, una militante politica che ha interamente speso l'esistenza nella dimensione del politico, politico inteso appunto come organizzazione, pensiero politico, soggettività militante. E ho dato una risposta affermativa, purché si intende il politico come qualcosa, come uno sguardo, come una direzione, diciamo, dell'intelligenza e dell'agire, che si spinge però anche oltre, un po' oltre se stesso. Almeno nel caso di Rossanda ho avuto esattamente questa impressione, non solo perché lei si è occupata di arte, moltissimo di cinema, di letteratura, luoghi dove però appunto il pensiero politico, squisitamente politico, si è spinto, ma si è spinto verso il suo limite, si è spinto per poi ritrarsi in qualche modo. Cioè, in questo gioco mi sembra sia uno degli elementi della grandezza di Rossana Rossanda, una soggettività spesa interamente, una vita spesa interamente nella politica, con la consapevolezza però che la politica non è tutto, che la politica ritorna in qualche modo alla soggettività proprio nel momento in cui viene spinta anche oltre se stesso, viene spinta oltre il margine del politico,
arricchendolo e arricchendosi, no, la politica arricchendosi proprio per questa impossibilità di comprendere tutte le sfere del mondo della vita. La politica e l'agire politico per Ossanda, mi sembra di poter dire, è sostanzialmente un atto di programmazione, di volontà, di artificio, no? La grande tradizione politica della modernità del resto segnala esattamente questo. È una critica quindi da questo punto di vista molto, molto spesso esplicitata all'idea del destino, all'idea della necessità storica, che va puntualmente a toccare lo storicismo, il determinismo storicista, ma in termini più generali tocca qualsiasi ipotesi di appunto di trama destinale e definita una volta per tutte, proprio per usare sintetica definizione di Mario Tronti, la politica contro il destino. La politica ha questa dimensione prometeica, volontaristica, attivista, che lancia, diciamo, se stessa, che lancia il proprio agire contro l'idea di una trama destinale, di una necessità dell'essere o dell'ontologia sociale. Citazioni qui e là, a Gnoli, che in un'intervista di anni fa a Repubblica le chiede quali sono le tue radici, e lei risponde: cosa vuoi che siano le radici? Io non ci penso, la vera identità la si sceglie, il resto è assolutamente a caso. E poi chiede ancora: e lei come è diventata comunista? Scegliendo di essere comunista, scegliendo di essere comunista. Certo, la resistenza ha avuto un peso, l'ha avuto il rapporto con Antonio Banfi, è chiaro, la crescita filosofica e culturale con Antonio Banfi, ma ho scelto di essere comunista. Quindi la politica è un progetto collettivo di trasformazione, è una costruzione, un'altra citazione permettetemi, è una costruzione che non è affatto naturale, che non va fatto da sé, è un progetto terrestre, discusso, concreto, fondato non sull'essenzialità, questo è un tema che vorrei poi riprendere, di ciascuno o ciascuna. Quindi qui mi sembra chiarissimo, è una costruzione non naturale, è un progetto terrestre, quindi è un atto progettuale, no? È un atto, è un artificio, è una progettualità collettiva, è un progetto del divenire, no? È un'organizzazione del divenire. Tanto che a un certo punto, anche in un altro passaggio, in un testo, forse nel testo dove lei ricorda il suo viaggio in Spagna nel 1962, dice: i comunisti erano i soli a negare l'inevitabilità del non umano. Cioè la qualità profonda dei comunisti, qui torniamo proprio al Novecento, no? In fondo il comunismo è stato esattamente questo, dire che nulla era necessario. Non era necessario il sistema di capitale, non erano necessari i rapporti di subordinazione, non era necessaria la storia così come stava accadendo. Poteva essere rovesciata, per questo è stato un secolo grande, è stato un secolo terribile per certi aspetti, ma sicuramente grande proprio per questa potenza politica che ha saputo esprimere. Quindi il soggetto nella relazione politica è lanciato, diciamo, no, in questa straordinaria progettualità. Al tempo stesso però trova l'io, diciamo, l'io militante, l'io attivista, l'io politico, trova due forti limiti, e questo l'ho trovato particolarmente interessante e come una continua sollecitazione. Da una parte la corporeità, che sicuramente negli ultimi anni, negli ultimi due decenni della lunga vita di Rossana Rossanda, si è fatta presenza con la malattia, con la morte del compagno, con le difficoltà di un corpo, no? Il corpo che mi abita, il corpo che ci domina per certi aspetti, che noi non controlliamo. Questa è la dimensione del limite della corporeità.
lì c'è il destino, lì c'è la necessità, lì c'è in qualche modo il limite stesso dell'azione dell'uomo. No, noi siamo abitati non dal linguaggio, come diceva un filosofo che lei non amava assolutamente, Heidegger, ma siamo abitati da questo corpo, no? Siamo dominati da questa necessità. Lì trova l'io, anche l'io politico, trova il suo primo limite, il suo primo limite. Interroga politicamente anche il corpo, perché i suoi testi dove la dimensione della, appunto, della morte, della solitudine, ma anche della natura, diciamola proprio la dimensione destinale o della necessità, sono continuamente sollecitati da uno sguardo politico che poi si ritrae, sapendo che lì non può stare, che lì trova appunto una sua non valicabile ostacolo. Dall'altra parte però questo io che nell'azione politica carica anche, si carica in qualche modo, a un certo punto lei dice, non trovo la citazione, non importa, dice nell'attività politica, ah sì, il soggetto va su di giri, no? Cioè è un'attività che in qualche modo carica la soggettività. Al tempo stesso però, e qui c'è l'altro campo di tensione, il progetto politico comunista è sempre un progetto collettivo. È sempre un progetto dove l'io innanzitutto si ritira, si pone e si ritira dentro l'organizzazione, che non è solo la somma delle parti, ovviamente, ma è qualcosa che conferisce un di più proprio a tutte le parti che partecipano, si ritira perché, come lei dice, la mia storia politica è lo sforzo di mettere me stessa da parte, per paura che se no non riuscirei ad ascoltare le voci degli altri. E parlando del Partito Comunista dice una cosa secondo me bellissima, che dovrebbe essere proprio inquadrata perché questi sono stati i grandi partiti del Novecento. Il PC rappresentò una marcia in più che dette la chiave di rapporti illimitati, quelli da cui soli non si arriva mai, di mondi diversi, di legame tra gente che cercava di essere uguale, mai seriale, mai dipendente, mai mercificata, mai utilitaria. Questo è stato il Partito Comunista, questi sono stati molti partiti del Novecento, questa è stata credo la grandezza e il campo di nuovo di tensione tra la soggettività e una collettività organizzata che richiede al soggetto di fare in qualche modo un passo indietro, di spendersi lì dentro. Il rapporto di Rossanda con il Partito Comunista credo vada letto proprio alla luce di questo campo di tensione. Disciplina, perché chi entra in un partito sa che c'è una dimensione di disciplina, ma al tempo stesso sa che c'è anche una soggettività pensante, una soggettività critica. Finché tiene questa polarità, quindi penso al Partito Comunista dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra fino agli anni 60, Rossanda sta dentro il PC. A partire dagli anni 60-70, diciamo 60, dall'inizio degli anni 60, con le trasformazioni in campo nazionale, ma soprattutto in campo internazionale, ma anche con le trasformazioni delle soggettività politiche che attraversano il Partito Comunista, quindi con l'emergere di nuove tematiche, innanzitutto la questione del femminismo che Rossanda, lo ripete più volte, incontra tardi, però di cui assume tutta la valenza critica anche nei confronti della struttura partitica tradizionale, allora il suo rapporto col PC diventa un rapporto sempre più complesso, difficile anche per molti aspetti, e sempre più giocato tra l'idea che comunque il partito rappresenta ancora uno strumento di trasformazione essenziale, che fuori dal partito diventa veramente difficile pensare ad incidere, e da militante politica Rossanda sa che il pensiero, cito di nuovo Tronti, consentitemelo, è un pensiero per l'agire. L'intellettuale si colloca sul terreno del politico e della trasformazione delle cose, necessariamente. Quindi fuori dal partito cosa vuol dire?
il rischio della testimonianza, no, della testimonianza o della critica vuoto. Quindi da questo punto di vista il suo rapporto è complesso, sappiamo come si è concluso il rapporto col Partito Comunista, la pubblicazione del manifesto, l'espulsione nel 1969, il rifiuto di Rossanda di partecipare poi ad altre esperienze partitiche, cosa che renderà anche complessi alle volte i rapporti con amiche, compagne e compagni che avevano condiviso il suo percorso politico. A questo punto un bilancio è impossibile, noi tendiamo quando una vita si conclude in qualche modo a chiuderla anche all'interno di una forma o di una formula. Io credo che la ricchezza proprio dell'azione di Rossanda impedisca, non questa chiusura o questa sintesi estrema. Sicuramente conclude il suo percorso politico in una fase di profonda crisi e lei giustamente dice e ripete, certo, crisi del comunismo, ovviamente, dal 53, la morte di Stalin, le ribellioni, 56, l'89, il 90, il 68, l'89, il 91, insomma conosciamo tutte le cadenze di crisi del comunismo, ma non crisi dell'essere comunisti, o meglio, una continua interrogazione sul significato dell'essere comunisti dentro una crisi internazionale che tra l'altro, breve finestra, Rossanda conosce a fondo perché da Cuba alla Cina, dalla Francia, alla situazione europea, all'est asiatico, cioè aveva veramente una conoscenza profondissima della realtà del movimento comunista internazionale, però è indubbio che si apre, diciamo dopo l'89 simbolicamente, una fase di profonda crisi. Lei dice non l'abbiamo pensata a sufficienza come comunisti, ma va detto che questa crisi ha coinvolto non meno il campo socialista e non meno il campo socialdemocratico. Quindi di questo non si riflette mai, anzi i socialisti sono lì a puntare il dito, no, siete stati travolti come noi da quella cosa lì e da un'egemonia diciamo dell'individualismo proprietario, del capitale, giriamo come vogliamo, comunque dell'altro campo che ha travolto assolutamente tutti e tutto. E quindi in questo senso credo che le sue riflessioni sul femminismo, le sue riflessioni, anche la critica all'essenzialismo, ecco vorrei chiudere esattamente su questo con alcuni schegge, diciamo. Da una parte la scrittura e i ritratti straordinari a proposito di margine in politico del politico. Quando racconta di, ma poi Luciano su questo avrà modo di soffermarsi sicuramente, però parla di Ingrao, di Berlinguer, di Togliatti, è straordinario come in tre righe riesca a restituire la dimensione politica è qualcosa appunto che va altro, la dimensione umana, il piccolo tic, la battuta, il gesto di Togliatti che sfila da un cassetto i cataloghi di libri, delle librerie antiquarie, è veramente una scrittura straordinaria, questo è inutile che lo dica, chiunque abbia letto un solo articolo sul manifesto non può aver colto la raffinatezza proprio della scrittura, la particolarità, l'unicità direi della scrittura di Rossanda, e dall'altra appunto la penetrazione psicologica rispetto a tutti i personaggi, Sartre, Aragon, Fidel Castro, insomma è una galleria infinita, però è straordinaria la condensazione e la ricchezza che esce da queste righe. L'ultima cosa, vi dicevo, la questione dell'essenzialismo, che io ho apprezzato molto, che mi sembra vada poi a sconfinare sulla questione del femminismo, è una rigorosa materialista da questo punto di vista Rossanda, e qualsiasi tentativo di bloccare
anche il comunismo, perché no, ma anche il femminile, ma anche l'idea di Stato in una essenza astorica viene in qualche modo da lei criticato e attaccato. Da questo punto di vista è un grande insegnamento, mi sembra, non parliamo delle filosofie del linguaggio modaiole in quegli anni, dell'ontologia debole, anche del culto del sistema simbolico, nel senso che da comunista diceva sì, esistono i sistemi simbolici, indubbiamente, ma nella storia alla fine sono i rapporti di classe, sono i rapporti materiali, sono anche le relazioni, no, tra umani che contano ben più della dimensione simbolica, che pur c'è, ma in qualche modo va ricondotta anche dentro alla durezza, diciamo, materiale del mondo della vita. Io mi fermo qui, voglio fare una citazione non mia, assolutamente una doppia citazione di Peter Kammerer, un amico anche del Polo del Novecento, che è interessante la circolarità. Peter, ricordando Rossana Rossanda, cita i versi di Paul Celan, grande poeta e rumeno, poi naturalizzato francese, che scrive in tedesco, che Celan dedica a Rosa Luxemburg. Secondo me bellissime, sono poche parole, e alla sconfitta di Rosa Luxemburg. E dice Celan, ricordando Rosa Luxemburg, tu giaci tutta tesa all'ascolto. Mi sembra meraviglioso per ricordare, chiudere in qualche modo il ricordo di Rossana Rossanda. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille Franco Milanesi, per questa ricostruzione tra la storia e la storia del pensiero politico, la filosofia politica. Io voglio fare pochissime considerazioni. A me ha sempre colpito di Rossanda, oltre alle cose di cui parlava Franco Milanesi, anche la sua attenzione verso il tema della libertà e la sua attenzione, per esempio, verso la questione della giustizia, del garantismo. Tra le tante cose che ha fatto Rossanda, nell'incubatrice del manifesto, che è stata un'incubatrice di tantissime cose, c'è anche la nascita di Antigone, prima rivista e poi associazione, insomma, nella stagione, diciamo, dell'emergenzialismo successivo, insomma, alla crisi più acuta del terrorismo. Insomma, Rossanda tenne il punto e ha tenuto il punto anche in anni dove essere garantisti era poco di moda, cioè gli anni di Tangentopoli, ha sempre tenuto il punto sulla questione, diciamo, dei diritti e delle garanzie, insieme a un grande maestro che qui evochiamo, che è Luigi Ferraioli, che è, insomma, amico anche di questo luogo, insomma, della cultura torinese. Dicevo, poche cose invece che io traggo soprattutto da un libro molto bello, secondo me, che amo il genere dell'intervista, è la cosa che devo dire amo di più fare, che amavo di più fare quando avevo tempo di scrivere degli articoli, e Quando si pensava in grande, è un libro che raccoglie una ventina di interviste che Rossanda pubblica sul manifesto per Einaudi Stile Libero, qui collana dobbiamo a un ragazzo del manifesto, no? Severino Cesari. E in questa serie di interviste Rossanda dice all'inizio: sono tutti uomini, riflette molto sul fatto che non ci siano donne e come lei, pur essendo molto interessata, lo dice lei stessa, al tema appunto di che cosa significa essere donna, dice: io tendevo a non mescolare la riflessione femminista alla riflessione sulla politica classica, lei usa questa espressione, e riflette criticamente su questo. Ma dicevo, in questa rassegna di interviste molto interessante emergono dei passaggi di ricostruzione della storia che Rossanda fa, e attraverso la ricostruzione di questi passaggi capiamo come Rossanda
accogliesse e abbia colto nella sua vita delle involuzioni della sinistra, di cui già diceva prima di me Franco Milanesi. Per esempio, un passaggio sul quale forse si riflette poco, cioè quello del governo e della presidenza Mitterrand. Come voi sapete, Rossana Rossanda ha avuto rapporti molto intensi con la Francia, ha vissuto in Francia, il suo compagno viveva in Francia, e quindi Rossanda è anche in qualche modo un intellettuale per certi versi francese, no? E quindi la sua attenzione verso la Francia è sempre stata altissima, e la presidenza Mitterrand 1981 avrebbe potuto rappresentare l'alternativa all'egemonia neoliberale che andava proprio consolidandosi, sarebbe andata consolidandosi proprio a partire da quegli anni, con la vittoria di Reagan negli Stati Uniti e di Margaret Thatcher nel Regno Unito. Ecco, la promessa non mantenuta della presidenza Mitterrand è un passaggio che Rossanda sottolinea come decisivo. Il fatto che il governo socialcomunista, perché i comunisti governavano all'inizio insieme a Mitterrand, il fallimento di quell'esperienza di governo abbia rappresentato l'inizio della fine dell'alternativa, e l'inizio in fondo di quella fase di, dal suo punto di vista e anche dal nostro, credo, di omologazione delle sinistre moderate alla egemonia neoliberale. Dice Rossanda, essa comportava il lento ma progressivo abbattimento del welfare anche in Francia e il ritiro dello Stato dall'economia, sciolta con la deregulation dai lacci e lacciuoli. Il simbolo ne era stata la sconfitta della lunga lotta dei minatori in Gran Bretagna, tosto assunta come inevitabile anche da molti padri della sinistra italiana. Una politica pubblica socialmente avanzata pareva ormai impossibile. Quindi cogliere quel passaggio e riflettere sull'importanza di quel passaggio non è da tutti, e forse dovremmo farlo molto di più anche noi. In conclusione a questa introduzione, perdonate il bisticcio, di questo volume che esce nel 2013, quindi è un testo del 2013, Rossanda, dicevo in conclusione, esprime con parole molto, molto, molto nette, molto chiare, lo stato della sinistra italiana e della sinistra internazionale in quella fase. Con il volgere del secolo, di sinistra, anche della più moderata, non rimane nulla. Quindi diagnosi diagnosi assai radicale, e sulla quale poi chiedo anche a Luciana Castellini eventualmente di esprimersi, o anche a Franco Milanesi se vorrà. Una diagnosi molto 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 radicale. E com'è che si è arrivati a quel punto? Allora, rileggendo queste interviste si ricostruisce una trama di che cosa è successo. Rossanda interloquisce con Ingrao quando Pietro Ingrao è il leader della mozione del no, e lo incalza in maniera così molto, molto ficcante. A un certo punto gli dice: la verità è che la sinistra ha perduto l'abitudine di far esprimere la società. La verità è che la sinistra ha perduto l'abitudine di far esprimere la società. Da un pezzo arretra davanti ai movimenti. Voi siete arretrati specie davanti alla nuova qualità dei soggetti e delle domande degli anni 70. Questo è un discorso a cui non riandate mai. E Grau le dice: ma perché dici voi? E lui dice: beh, dico voi perché tu nel PC sei rimasto, mentre noi siamo stati sbattuti fuori, no? Però ecco, quindi un nodo è il rapporto con la società, essere uno strumento della società, anche se forse questa espressione non è del tutto corretta, ma insomma il Partito Comunista o i partiti della sinistra come forma di espressione, organizzazione di espressione della società, e quindi non di una supremazia del politico. Un'altra elemento che coglie Rossanda in queste interviste degli anni 90 è per esempio la centralità strategica del tema dei giovani utilizzato contro le garanzie e contro le presunte posizioni di rendita degli anziani. Qui c'è una domanda fulminante che Rossanda porge a
Giuseppe De Rita, storico interlocutore del gruppo del Manifesto, pur essendo cattolico e di altra estrazione, però le interviste a De Rita sono tantissime e l'attenzione verso l'elaborazione del Censis di De Rita è sempre stata molto alta, no? Nel nostro giornale, penso anche a Ida Dominiani e ad altri. Ebbene, Rossanda gli chiede: le donne sono un'altra faccenda, ci sono da sempre, sono donne per sempre, si autodefiniscono per la prima volta. Quindi dice: il tema delle donne è una cosa, ma i giovani non sono né un sesso né un gruppo di interesse, sono una condizione transitoria. Sentirsi giovani non è regressivo? Gli chiede Rossanda, e voi vi ricorderete come negli anni, insomma, seconda metà degli anni 90, il tema della giustizia generazionale, dell'equilibrio dei conti, del fatto che gli anziani rubano il futuro ai giovani sia stato agitato moltissimo per le cosiddette riforme, parola rispetto alla quale Rossanda sempre in questo testo insiste moltissimo, dicendo che questa parola, la parola riforme, ha smesso di significare quello che significava storicamente con la nascita del movimento operaio, ma ha passato a diventare un concetto, diciamo, contrario. Quindi quando si sente riforme si intende regressione, si intende smantellamento delle conquiste sociali e dei diritti sociali. Quindi chiudo dicendo questo, che mi sembra poi anche la scarsa attenzione della società verso il lavoro, ultima cosa, sembra rimosso anche dall'Ulivo. L'impegno è concentrato sulla dimensione politica sovrastrutturale, ma siccome anche i conflitti di lavoro hanno una dimensione politica, questa resta tutta caricata sul sindacato. Abbiamo carichi impropri, cioè Rossanda dice si è perso di vista che il conflitto del lavoro, diciamo tra capitale e lavoro, è politica, lo si è lasciato ad altri, e quindi si è lasciato sostanzialmente al sindacato fare politica, almeno dal punto di vista di sinistra, negli anni in cui Cofferati condusse la CGIL, soprattutto nella seconda parte, ricordate come il partito di maggioranza relativa nell'ambito della sinistra, il PDS, DS di D'Alema, considerasse Cofferati un pericoloso estremista, no? Ricordo un titolo folgorante del Manifesto dopo l'intervento di Cofferati al congresso di DS, credo fosse espulso o qualcosa del genere, no? Sempre un titolo provocatorio. Ebbene, per dire, e chiudo, che a me quello che preme sottolineare di Rossanda è questa sua lucidità nel cogliere tanti passaggi storici, nel capirne l'importanza anche a posteriori, e nel capire i rischi insiti in passaggi che invece venivano esaltati come passaggi progressivi, e questo ha fatto di lei uno strumento essenziale per capire la realtà, e credo che continuino ad esserlo, insomma, lei continui ad essere un'autrice leggendo la quale si può davvero impadronirsi di strumenti di lettura della realtà, del mondo contemporaneo. Aiuta a farsi le domande giuste, aiuta ad avere uno sguardo critico sul mondo, e quindi è, insomma, uno dei motivi per i quali uno, iniziando a leggere il Manifesto, insomma, poi ci rimane, ecco, insomma. Luciana, a te la parola. Se funziona quello, basta. Forse funziona il tuo, prova a parlare. Cioè, senza microfono? Magari. Dovresti avere questo microfonino lì? Boh, sì, so. Per ora mi dà un fastidio terribile, ma insomma. Mi sentite? Si sente. Vabbè, ma posso togliermi il gusto di, come ho visto che avete fatto Tina Anselmi, fuori tempo, però vi voglio aggiungere, avrei voluto partecipare a parlare con Tina Anselmi, perché ho avuto un rapporto molto speciale con Tina Anselmi, perché lei era nei gruppi giovanili democristiani quando io ero nell'FGC, e noi avevamo un lungo periodo di collaborazione, perché i gruppi giovanili democristiani erano molto a sinistra e quindi seguivamo gli uni i congressi degli altri. E con Tina, l'episodio, ci incontravamo molto spesso, lei diventò rapidamente deputato, eccetera, alle stazioni, e io naturalmente FGC
credo che ci fosse ancora la terza classe nei treni, e lei ci aveva il vagone letto, e quando ci incontravamo tante volte su e giù per l'Italia, disse, per allora si viaggiava tanto di notte, come sapete c'erano le cose, e tutte le volte mi diceva, vieni, vieni, che ti tiro giù la cuccetta, la cosa di sopra, che paga lo Stato tanto, vieni, vieni, vieni. E una volta venne a colazione da me, e i tempi erano tali che c'era mia figlia piccola, e abituata a sentire come noi parlavamo dei democristiani, e gli dissi, vedi, questa qui è una mia amica democristiana. E mia figlia, democristiana, e l'idea che potesse esserci una democristiana a mangiare da noi era una cosa assolutamente inconcepibile. Perché voglio dire questo episodio perché non sono quelli che si raccontano ufficialmente negli ricordi ufficiali. Mattina è stata effettivamente una grande donna. Vorrei scusarmi in anticipo del fastidio, della cosa fastidiosa, che parlando di Rossana io finirò per parlare anche molto di me stessa, perché è abbastanza difficile perché scindere le nostre esperienze, quindi come dire, non riferirmi a tutte cose che abbiamo fatto insieme, perché ho calcolato che saranno circa 65 anni che abbiamo come dire, vissuto le stesse cose. Quando dico vissuto le stesse cose, dico vissuto anche le cose più personali. A parte che, come Rossana ha ricordato più volte, stranamente nella vicenda del manifesto e del DUP, le donne hanno avuto un ruolo dirigente preponderante, del tutto anomale. Insomma, proprio all'origine c'era Rossana, c'era Ninetta Zandi Giacomi, che è sparita a un certo punto dalla vita politica, ma ha avuto un ruolo importantissimo perché era sindacalista dei tessili nella provincia di Vicenza, e è tutta la lotta della Marzotto dell'inizio, comincia direi il 68, comincia addirittura, si può dire, da lì. Lidia Menapace, altra donna che ha avuto un ruolo più importante, ma anche, se volete, nel giornale. Fra le giornaliste c'è stata Rina Gagliardi, Rita Armeni, Lucia Annunziata, insomma, che hanno avuto tutte un ruolo nel bene e nel male molto, molto importante. E tuttora il direttore del manifesto è peraltro una donna. Con Rossana io ho avuto però un'amicizia particolare, perché abbiamo condiviso persino la mamma, nel senso che lei considerava mia madre come una seconda madre, abitavamo anche di fronte, peraltro lei veniva da Pola, io la mia madre veniva da Trieste, quindi voglio dire, eravamo tutte quante una provenienza est-europea quasi, e quindi, come dire, è rimasto, anche nonostante i contrasti, le rotture, che in un rapporto politico così lungo, come potete immaginare, ci sono state tante, c'è sempre rimasto un legame personale, umano, strettissimo e quotidiano. Rossana è stata tante cose, ma c'è stato un filo rosso, credo coerente, che le tiene tutte quante insieme. Vorrei mettere al primo posto fra le cose che è stata Rossana l'essere stata una straordinaria scrittrice, letterata. Credo che sia la cosa forse più in cui è più eccelso Rossana. Questo libro su una ragazza dell'altro secolo, ancora sono arrabbiata perché, sebbene arrivato nella cinquina del premio Strega, poi dopo il premio non spettava a lei. Io credo che sia una delle cose più belle che sono letterariamente che sono state scritte in italiano, diciamo. È stata tante cose, è stata certamente un'intellettuale raffinata, colta, ha diretto la Casa della Cultura di Milano, che era una cosa molto particolare, perché dovete pensare cos'era il Partito Comunista in quegli anni, e peraltro la federazione del PC di Milano, una federazione molto ortodossa, chiusa, noi dicevamo stalinista, pertanto per dirla semplicemente,
e in quella federazione la Casa della Cultura, che era pur sempre una emanazione del Partito Comunista, era allora una finestra sulla cultura europea del tutto eterodossa rispetto alla cultura del partito, diciamo, una finestra su una cultura che in Italia, non tra i comunisti, ma in Italia non c'era, perché era stata, il fascismo aveva impedito tutti gli anni del lungo fascismo italiano, avevano tagliato fuori l'Italia da tutte le avanguardie letterarie, artistiche e così via. E quindi lei è, diciamo, dirige dal 48, quindi da subito praticamente, la Casa della Cultura, che ha quelle caratteristiche, ma contemporaneamente sta nella segreteria della federazione, di quella federazione milanese del partito, consulta con Alberganti. Alberganti è stata l'ultima, diciamo, colonna dello stalinismo che è stata debellata nel Partito Comunista tantissimi anni dopo, e lo è stata fino in fondo, nel senso che è stata militante fino in fondo, e questo comportava un legame profondissimo con le fabbriche, con il lavoro di nei confronti delle fabbriche, che poi è rimasto un tratto del tutto fortissimo da parte di Rousseau. Ed è stata poi, come dire, dirigente di Botteghe Oscure. Diventare dirigente delle Botteghe Oscure a livello di comitato centrale era come essere nominati cardinali, diciamo, nel Partito Comunista, era una cosa a parte. Io direi che la vita di Rossana è il modo migliore per illustrare la frase che Togliatti usava per descrivere il Partito Comunista, che era quello di dire che il Partito Comunista Italiano era come una giraffa. E Togliatti lo diceva perché la giraffa è un animale assolutamente anomalo, no? Con quelle gambe così lunghe, il collo così lungo, ed era un modo ironico per dire: noi con gli altri partiti comunisti europei non ci abbiamo niente a che fare. E la vicenda di Rossana è molto indicativa, perché quando lei è dirigente della Casa della Cultura di Milano, Togliatti stesso e il partito reagiscono molto male alle sue iniziative. Anche direi rozzamente, cosa che non c'era da aspettarsi da Togliatti. Pensiamo all'attacco che Togliatti fece a Vittorini, per esempio, che poi portò all'allontanamento di Vittorini. L'attacco che Togliatti fece, prendendo occasione da una mostra di pittori astrattisti a Bologna, tutti comunisti del resto, loro, e che Togliatti attacca aspramente. Non perché gliel'avesse detto Zdanov di farlo, ma perché questa era la cultura del PC, che era una cultura molto meridionale, potremmo dire, in qualche modo, legata allo storicismo, e che comunque non aveva niente a che fare con quello che era diventata nell'immediato dopoguerra il dibattito e l'espressione culturale. E Togliatti l'attacca Rossana quando è dirigente della Casa della Cultura, e però nel 62 è a Rossana che si rivolge perché faccia la responsabile della Commissione Cultura del Partito Centrale Nazionale, che, badate, è una commissione delicatissima e importantissima, perché allora per Commissione Culturale non si intendeva il rapporto con gli intellettuali, no? Che adesso sembra quasi una missione diplomatica. Era la cultura del partito, voleva dire la Commissione Culturale, la costruzione della propria cultura, della cultura. Quindi una cosa di grande delicatezza, diciamo, politica. Ed è, per questo dico, indicativo che proprio era una giraffa il piccino, perché appunto mette insieme queste due cose, Togliatti poi fa una cosa così, come dire, azzardata e spregiudicata. Certo, si rivolge a Rossana perché, nonostante la sua, diciamo, l'anomalia della cultura della Casa della Cultura di Milano rispetto al partito, si fida di Rossana perché Rossana è soprattutto una militante comunista. E ci rientra anche il discorso sulla questione, mi pare che tu ne parlavi a proposito della discussione sul secolo, no?
Ma la questione del secolo è una questione che nel dibattito del PC è stata molto importante, perché diciamo che la liquidazione poi del comunismo è partita dalla denigrazione del secolo, no? Come se fosse stato un secolo soltanto di malanni, quando invece è un secolo in cui, santa pazienza, sono state conquiste di straordinaria importanza, e ivi compresa la rivoluzione d'ottobre, che non è che è stato un dettaglio, diciamo, nella storia coso, e che poi è stata liquidata anche quella come una cosa che era sbagliata. Io credo sono la critica e la rottura con l'Unione Sovietica che Berlinguer fa nel 1980, arriva con grande ritardo, e questo ha delle conseguenze gravi, perché quando ponemmo noi la questione della necessità di una rottura per stabilire che l'Unione Sovietica non era più riformabile, questo avviene con Praga 1968, e il PC dice un errore, però non arriva a dire non è più riformabile, però quella rottura aveva un significato ben diverso da quella dell'80, era un momento di grande avanzamento di lotte operaie, di lotte studentesche, il terzo mondo che era entrato in scena, e che i non allineati si erano modificati i rapporti di forza nel mondo fra sinistra e destra, e la rottura con l'Unione Sovietica era la critica a un socialismo che non andava bene, perché bisognava fare un socialismo di tipo diverso. Purtroppo nel 1980 quel ritardo è costato caro, perché nel frattempo c'era stato un mutamento profondo, fra i quali il mutamento, la controffensiva della destra, Thatcher, Reagan, la sconfitta operaia, e quindi a quel punto la condanna della rivoluzione, la cosa appare, il comunismo, il socialismo non si può fare, e tant'è vero che poi, e questa è l'interpretazione ufficiale che ne dà Occhetto quando alla fine il Partito Comunista viene sciolto. La battaglia che ci fu nel manifesto per conservare la dizione quotidiano comunista era carica di significati, perché l'idea di dire, giustamente Berlinguer nell'80 lo dice, è cessata la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, non dice mai era meglio che non ci fosse stata. E vi devo dire che questo passaggio mi ci soffermo, perché per via del centenario del Partito Comunista ci siamo tutti messi a rileggere le cose di Livorno, no? E quindi della nascita, di come fa. E io sono rimasta abbastanza impressionata della sottovalutazione che ci fu dal meglio del Partito Socialista di allora, penso a Turati, eccetera, nei confronti della rivoluzione d'ottobre, perché la rivoluzione d'ottobre ebbe un eco straordinario e strepitoso nel mondo, perché era il primo tentativo dell'assalto al cielo, insomma, no? Cioè era il tentativo per la prima volta di cambiare sistema. E mi viene in mente adesso sempre di più, perché non, la cosa più grave che è successa in questi anni è che un cambiamento di sistema appare impensabile, impossibile. La difficoltà che troviamo a far capire la gravità della questione ecologica sta nel fatto che, essendo la questione ecologica estremamente legata al modo di essere del capitalismo, al mercato, alla competitività e così via, beh, non si riesce a dire, ma non si può fare perché bisognerebbe cambiare il sistema. Eh sì, bisognerebbe cambiare il sistema, ma è diventato inconcepibile. Beh, la rivoluzione d'ottobre fu il tentativo di una rottura, e che creò un entusiasmo di massa nel mondo straordinario, e qui che questo sia stato l'elemento, poi voglio dire, con tutti i limiti che questo aveva, del resto Gramsci stesso, come sappiamo, continuò a dire, quella rottura era indispensabile e tuttavia una sciagura per il modo poi come le cose sono andate e così via. Però il minimizzare quella cosa, io credo che sia stata una cosa che tuttora mi stupisce come possa essere avvenuto. Comunque Rossana, ecco, diventa anche un cardinale, e però resta un cardinale coraggioso, perché poi, badate, e anche questo è importante, quando noi facciamo la rottura aveva abbastanza del manifesto, un altro significato per chi era cardinale e chi no.
Tant'è vero che poi, non a caso, il gruppo che poi fa la rottura si riduce della metà. Il Grao, sebbene ci chiamassimo Area Ingraiana, non esce. I sindacalisti non escono perché hanno una responsabilità che deriva dal ruolo che hanno e che non possono mettere a repentaglio. E diciamo, di cardinali noi ne abbiamo sostanzialmente solo due. Una è Rossana e l'altro è Natoli. Ma tutti gli altri, voglio dire, rischiare la cosa poteva non essere differente. Quindi un cardinale, ma un cardinale coraggioso. E questo... poi Rossana è stata anche una giornalista, perché ha fatto il giornale, anzi viene oggi ricordata soprattutto per il giornale, perché tutto il resto della vita di Rossana è stato, come dire, messo nell'oblio, no? Tant'è vero che la parola PDUP è parola tutto sconosciuta per intere generazioni, non solo perché non esiste più da tempo, però era stata una cosa che ha avuto un grande ruolo in quella vicenda. Però anche lì Rossana non aveva, era una, nessuno aveva mai fatto un giornale quando abbiamo fatto il quotidiano. Gli unici che avessero fatto il giornale di mestiere erano Luigi e io e basta. E quindi noi c'eravamo dei grandi intellettuali come Rossana, come Lucio, come, però di un giornale no. E lei si mise lì come una scolaretta, perché Rossana era diligente, no? Bisognava dare le telescriventi. Telescriventi erano una cosa complicata, ci sarà facile finire avvolti nei fogli che uscivano dalla telescrivente senza sapersi destreggiare, eccetera. E lei si mise lì con la macchina da scrivere a imparare a fare la giornalista. E tuttavia ci si è dedicata con l'impegno con cui era subito. E però non è mai diventata una giornalista nel senso, capito, del termine. Perché questo è stato un tratto comune del gruppo del Manifesto, l'errore dell'idea che si potesse, che noi scrivevamo e poi c'era qualcun altro che doveva leggere e fare. E questa era la separazione che non si doveva minimamente praticare. E quindi subito il problema è che non potevamo avere un rapporto come giornalisti, cioè che ci devamo a quelli per cui scrivevamo soltanto di essere lettori e applicatori, ma che era una cosa comune, perché si scrive in modo diverso se tu pensi che tu stesso sei quello che deve fare e non quello che dai un messaggio. Ed è per questo che subito ci fu il problema del costruire un'organizzazione. Peraltro, in parte, in gran parte obbligati, perché come il Manifesto quotidiano, con la rivista nasce. La rivista comincia, già questa è una cosa strana, la rivista, tutte le riviste, la diffusione delle riviste sono 1000 copie, no? 2000, questa è la cosa. Noi la prima botta arrivavamo a 50.000 copie, se volete anche per un accorgimento di Koga, che fu lo stampatore della rivista, che ebbe l'idea geniale di far vendere la rivista nelle edicole. Sapete che la gente, quelli che vanno in libreria sono pochissimi, quelli che hanno l'abitudine di andare in libreria. E questo modificò immediatamente, come dire, il modo anche di fare il giornale, e di cui Rossana è stata, direi, insomma, per lei che era fra tutti quanti noi quella più abituata ad un lavoro culturale di livello e di raffinato, imparare a scrivere per un giornale che vendeva 50.000 copie, poi ne vendeva anche di più, poi siamo arrivati a 60-70.000 copie per una rivista, diciamo, era una cosa completamente nuova. E sì, perché cosa avvenne? Che si cominciarono a mandare dei messaggi da tutta quanta Italia, gruppi di ragazzi che dicevano: abbiamo costituito il circolo del Manifesto a Sgurgola Marsicana, e quindi che chiedevano, come dire, una filiazione, un riconoscimento. Naturalmente potete immaginarvi il casino che è successo. Mi ricordo sempre che avevamo una delle prime assemblee con questi che si erano dichiarati circolo del Manifesto, avvenne a Firenze, allo Stenzen. Lo Stenzen era il convento, l'istituzione dei gesuiti, che
aprì le porte alla Nuova Sinistra e tutti quanti i gruppi della Nuova Sinistra hanno fatto le loro prime assemblee nel Collegio dei Gesuiti a Firenze, a questa assemblea arrivarono da Salerno due costituzioni di circoli del manifesto. Uno di persone più anziane, interna al PC, e un'altra di sessantottini. E una diceva dell'altra, se riconoscete quelli noi non veniamo, e quindi fecero, convocarono un'assemblea dell'una e dell'altro a Salerno la stessa sera, e io e Valentino Parlato, che nel ruolo del giornale abbiamo sempre avuto, ci chiamavano Gianni e Pinotto, perché quando c'era qualcosa di sgradevole da fare si diceva chi lo fa? Beh, Luciana o Valentino, e quindi anche in quell'occasione ci trovavamo a dover andare a Salerno. Arrivati alla stazione ci giocammo con le monetine, chi andava in un posto ci andava dall'altro, io capitai da quello buono che era fatta da studenti e qualche operaio, fra l'altro era diretto da Cagliella, straordinario compagno operaio di Salerno, che avendo appreso da Torino, dove si sperimentava la Fiat, di già il salto della scocca per ritardare i tempi alla catena di montaggio, lui, siccome le macchine a Salerno non c'erano fabbriche di macchine, ma c'era la Ideal Standard che faceva strumenti per il bagno, si inventò il salto del cesso, e che è un successo strepitoso in tutto il movimento, e quindi per dirlo. E invece quello di Valentino si scoprì, quando andò Valentino scoprì che era una bega interna alla federazione del PC di Salerno, e avevano approfittato della storia del manifesto per dare dignità a questa bega, che poi fu rapidamente emanata. Questo per dirvi che successe di tutto in tutto questo, però fu subito, come dire, un mutamento profondo di quello che noi stessi avevamo immaginato, fu così rapido, così generalizzato, che non ce lo saremmo neanche immaginato. E poi, ecco, se penso adesso, vedete che insomma questa questione che non si scrive o si parla perché qualcuno poi lo ripeta, ma perché deve essere un scrivere, un fare comune. Se penso che oggi il messaggio politico è la dichiarazione fatta alla televisione dal dirigente, dopodiché tu devi fare, andare in giro e ripeterla, e cioè è finita la forza più importante che c'era del comunismo, cioè del Partito Comunista, cioè la soggettività e il protagonismo di ognuno dei suoi membri. Questa è stata la grande, che è durata fino all'inizio degli anni 60 e poi è finita. Rossana era anche molto curiosa, tant'è vero che appena c'è il 68 francese, Lucio, Rossana e Filippo Mahone pigliano e partono per Parigi per andare a vedere. E escono poi, fra l'altro, due libretti, che il Manifesto Libri ha ripubblicato e però non diffuso purtroppo, perché c'è questo libro di Rossana che è L'anno degli studenti, che riprende questo racconto, e c'è un libro molto bello di Magri che racconta nel dettaglio che cosa è stato il 68 francese in rapporto al Partito Comunista Francese, al sindacato, alla classe operaia, eccetera, che è una storia insomma non conosciuta. E poi appunto Rossana è sempre stata molto attenta e molto occupata della manifesto organizzazione politica. Tant'è vero che quando si fa l'unificazione, perché noi eravamo il partito PC, la cosa più brutta del PC è credo come ha reagito alla vicenda del manifesto, con il chi vi paga, non so perché avevano deciso che ci pagava la Confagricoltura, perché per la cosa più lontana dalla nostra esperienza era la Confagricoltura, gli operai, i ferrovieri comunisti, non, quando si è fatto il quotidiano, non sbarcavano i pacchi del giornale nelle stazioni dove bisognava smistarli per la distribuzione, non ci salutarono per un bel pezzo. Non ci salutarono per quasi 10 anni, capito? Rapporti umani, perché alcuni di noi erano stati al Partito Comunista per tantissimo tempo, fra l'altro, e quindi questa rottura anche umana fu una cosa pesante,
certamente pesante, tant'è vero che è rimasto un episodio, un ricordato nella storia del manifesto, quando per la prima volta ci riparlammo, e ci riparlammo perché era ormai la fine degli anni 70, era passato tanto tempo, e però non c'era mai stato un rapporto, come dire. E era un giorno, eravamo in redazione, e bisognava fare l'apertura del giornale, non ci veniva in mente su cosa l'avremmo potuto fare, e non mi ricordo chi disse: ma perché non facciamo un'intervista al Partito Comunista sull'unità della sinistra, che era la Francia, cioè Mitterrand, quando si fa il primo governo comunisti socialisti in Francia, e facciamo un'intervista a qualcuno nel Partito Comunista, che cosa dice rispetto a questo? E qualcuno dice: ma chi lo chiediamo? E diciamo: beh, a Pajetta, il responsabile esteri del partito, facciamo. Allora, da noi era responsabile degli esteri al manifesto Franz Kössler, che era uno del gruppetto degli altoatesini insieme a Alex Langer, eccetera, che veniva da Bolzano e da quell'esperienza. E dice: ma Franz, telefona tu. Franz va di là, dopo 5 minuti torna e dice: vuole parlare con te. Mi dice, indicando di me. Io vado al telefono, d'altra parte c'è Pajet, e fa: e dopo tanti anni mi fai telefonare da un tedesco? Fuori da sé, fuori di sé, da per questa cosa. E dopodiché, grande discussione. ci pensa un po', poi fa: vorresti un'intervista da me? Io sarei il primo. Dico: sì, saresti il primo. Ci pensa: e dove ci vediamo? Beh, dico: se vuoi vengo a Bottega. E tu vorresti rimettere piede a Bottega Scuri dopo quello che hai fatto? Dico: beh, vieni tu al manifesto. Ti dico le cose, eccetera. Ricordando che, io mi ricordo ancora, che quando ci fu la vicenda di Nasser morì, io e Miriam Fai, che era la compagna di Pajetta, stavamo tutte e due a Beirut perché c'era la vicenda del Settembre Nero, facevamo ancora la rivista, non ancora il giornale, e morì Nasser, e tutte e due prendemmo l'aereo per andare al Cairo a seguire il funerale di Nasser, che fu una cosa assolutamente, siccome lei lavorava per Vie Nuove, il manifesto, pochi soldi, prendemmo una stanza insieme, se non che dopo 2 giorni cominciarono ad arrivare le delegazioni per il funerale, trovammo tornando in albergo un messaggio di Pajetta che diceva che arrivava quella notte con un aereo, e quindi io dovetti andare in giro per l'albergo con le scarpe in mano perché non ci trovassero nella stanza insieme, come se fossero degli amanti clandestini. Questo è stato il rapporto per tutti quanti quegli anni. E, ecco, dicevo, l'impegno di Rossana sul coso. Quando il PDUP, il nostro isolamento era quindi totale, perché eravamo isolati dalla nuova sinistra, che diffidava di noi perché venivamo dal Partito Comunista e ci attaccava brutalmente, fra l'altro, per l'ecologia, perché avevamo posto la questione dell'ecologia, e Viale fece un titolo di lotta continua, come era verde la vostra vallata, per accusarci di tardo romanticismo, perché pensavamo che bisognava tornare a un'economia agropastorale. E poi perché ci occupavamo del divorzio e delle donne, perché questo era un modo per distrarci dall'impegno sulla classe operaia, che invece era quello la cosa fondamentale, e così via. E quindi questo isolamento. Il PDUP di Foa, che era la parte della sinistra del partito del PSIUP, che non entrò dopo la sconfitta elettorale del 72, il PSIUP entrò tutto quanto, quasi tutto dentro il PC, e la sinistra di Foa invece rifiutò di entrare e dette vita al PDUP. E allora venne Foa e disse una cosa sensata, dire: ma in fondo potremmo metterci insieme. E questo significava per noi non solo, diciamo, un rapporto importante, ma anche poter rientrare in società, perché il PC non poteva avere lo stesso atteggiamento nei confronti di un partito in cui c'era Vittorio Foa rispetto a quello che vi dicevo. E così si fece il PDUP, e ci volle poi molto tempo perché questa cosa si fece, perché i nostri erano così giovani,
che non volevano avere a che fare con DUP perché erano già tutti funzionari del sindacato, delle cooperative, eccetera, eccetera. C'era una profonda diffidenza anche da parte i nostri, non ti dico gli assessori, poi quello non parliamo neppure, capito, di questo. Ecco, però quella unificazione portò a un bel partito. Facemmo questo primo congresso di unificazione a Bologna, in realtà poi non funzionò l'unificazione perché c'era troppa differenza proprio di generazionale e culturale, ma la relazione al congresso della mozione, diciamo, di quelli provenienti dal manifesto, la fece Rossana. Magri fece le conclusioni, Rossana fece la relazione, perché Rossana era una che mi ha ripetuto Cacciari, per fortuna ogni tanto quando non parla dei vaccini dice delle cose ancora interessanti, e abbiamo parlato di Rossana a Venezia, in questa casa che è stata questo sede dell'Istituto della Resistenza della Storia Contemporanea, dove sono stati portati i libri di Rossana, e che c'è quindi un luogo di memoria che sta lì a Venezia, e quindi è venuto anche Cacciari a parlare, e Cacciari ha ricordato che Rossana non era affatto una movimentista, non gli piacevano i movimenti, non ha mai, perché lo dico perché c'è stata una tendenza a pensare che Rossana era una spontaneista. In realtà non ha mai amato i movimenti, da cui è rimasta estranea, non ha mai messo piede, ed era una partitista nel senso che credeva all'intellettuale collettivo, certo, credeva a un partito che doveva essere una cosa particolare, ma aveva una enorme attenzione alla costruzione della soggettività, e quindi della soggettività organizzata. E poi ancora voglio parlare delle caratteristiche di Rossana. Una delle costanti della sua vita, sentirsi sempre, come dire, in dovere di essere militante. Quando è tornata in Italia, gli ultimi 3 anni della sua vita, è tornata in Italia dopo tanti anni, perché ha avuto l'ictus, si era invischiata a Parigi e abbiamo tanto insistito perché tornasse in Italia. Appena sbarcata in Italia mi dice, c'era stata anche questa rottura ulteriore con il manifesto giornale, perché Rossana criticava il manifesto attuale, giustamente, perché non dava abbastanza spazio al problema di una linea politica culturale omogenea, che è uno dei problemi del giornale di oggi, sicuramente. Gli diceva: non vi siete abbastanza occupati della riflessione sul dopo 89, cosa che però parlare a quella redazione, che oramai era nata, molti erano nati nell'89, era, come dirlo a mio cane, Fefe, non ti sei occupato dell'89, ecco, insomma, non era possibile. Ecco. Però, ecco, nonostante tutto questo, Rossana torna e la prima cosa che mi dice sbarcando a Roma: io e te dobbiamo chiedere al manifesto di farci fare un settimanale dentro il manifesto. E gli dico: Rossana, io ho 89 anni, allora ne avevo pochi, quindi 89, e lei ne aveva già 93, e ho detto: fare un settimanale mi pare una cosa curiosa, dico, forse sarebbe meglio che cercassimo delle forze nell'altra generazione, anche perché fare un settimanale di 8 pagine è proprio anche fisicamente pesante. Ma per dirvi che lei odiava il borbottio e il lamento, in particolare degli ex sessantottini, che è una delle cose più terribili dello Stato attuale, il lamento dell'ex 68, e questa è una cosa che quindi lei torna e a 93 anni voleva fare un settimanale dentro la cosa. E poi, per fortuna, sono riuscita a convincere che poi lei aveva l'autorità sufficiente per farsi dare una colonna nel giornale e scriveva quello che gli pareva, cosa che infatti finché ha potuto ha fatto. Ecco, dico tutte queste cose perché, ecco, la cosa che è interessante, Rossana, è che è riuscita a tenere tutte queste sue facce diverse intrecciate insieme.
nel senso che ha continuato per tutta la vita a essere tutte queste cose: una intellettuale raffinata, colta, un cardinale, una militante, una, insomma, non ha mai perduto questa cosa. E la definizione però definitiva e complessiva, e che io mi sento più giusta, più consona per definirla, è una militante comunista, in cui la parola comunista, certo, dici che cosa vuol dire comunista oggi, ma credo che per Rossana, e io in questo mi sento pienamente vicina a lei, comunista vuol dire mantenere aperta l'idea che si possa cambiare di sistema e di società, che oggi, badate, è la cosa più grave che non c'è. Il famoso Tina, there is no alternative, è la cosa più grave, più pesante che oggi c'è. Non si riesce più a far pensare alla gente che si possa cambiare il sistema, visto che per tutto il corso della storia dell'umanità, bene o male, per quanto ne sappiamo, si è continuato a cambiare. Rossana in questo era una militante comunista, e cioè, e questo era il senso della parola comunista, che è legata anche però a una, come dire, la parola comunista io la uso anch'io con molta facilità, perché è la storia dei comunisti italiani, in cui è compresa la storia del manifesto, cioè la storia del PC, in cui la vicenda del manifesto è stata un arricchimento e non invece una sottrazione, e che credo che nel suo complesso sia ancora una verità a cui siamo rimasti legati, anche se lei, certo, aveva, per lei il partito è stato soprattutto Togliatti, diffidenza nei confronti degli altri, anche giustamente, naturalmente, però insomma questo è stato cosa. Ecco, però ripeto, direi proprio per certi versi, vedete, che la vicenda di Rossana è un buon esempio per descrivere un po' le particolarità che ci ha avuto il Partito Comunista, che ci possa essere stata una dirigente, un cardinale come Rossana, è anche una dimostrazione di una peculiarità, quello della giraffa, come diceva Togliatti, del Partito Comunista. Naturalmente questo fatto che Togliatti gli venga in mente di scegliere proprio lei. Quando muore Togliatti tutto cambia, come sapete bene, e si arriva a questa questione. Ecco, come si può, all'undicesimo congresso e all'esplodere della rottura con il Partito Comunista, della cosiddetta area ingreiana. Anche questo è curioso, non c'è più ricordo di come nacque questo gruppo, che nacque già alla fine degli anni 50, per carità, non una frazione, nessuno di noi avrebbe mai pensato a fare, non c'era nel nostro DNA di pensare a una frazione, però certamente un'area affiatata che nasce nel salotto di via Bigli di casa di Rossana e di Rodolfo Banfi, peraltro il figlio del suo maestro Antonio, e nasce abbastanza casualmente di fronte alla necessità che si comincia a sentire in quel momento di una riflessione nuova su che cosa è diventata la società italiana. Nasce a Milano, non a caso, perché Milano è il posto dove il cambiamento della società italiana è più visibile, finisce, diciamo, è già in pieno corso il boom, il miracolo economico, che in Italia è diverso dal resto d'Europa, perché avviene nel resto d'Europa, ma in Italia è nuova la cosa, cioè il processo di industrializzazione dell'Italia, che arriva a un miracolo perché non è la continuazione di qualcosa che c'era prima, è del tutto nuovo. Ed è Rossana, proprio perché è rimasta legata alla fabbrica e all'importanza, alla centralità della classe operaia, diventa il punto. E però contemporaneamente, quindi, con la capacità di capire anche che quell'interpretazione del peso della fabbrica è del tutto ormai inadeguato, e si trova la combinazione che Magri è nella segreteria del Partito Comunista Lombardo, un po' perché ce l'ha mandato Amendola,
per toglierlo da una posizione in cui aveva paura che fosse più pericoloso, e quindi questa è l'ossessione di Amendola che gli proibì a un certo punto di andare persino a fare il vice segretario della federazione di Rovigo, hai capito, perché diceva ah, ma lì chissà cosa puoi fare, ecco, quindi invece la federazione di Milano che era così ortodossa non metteva pericolo perché era ben presidiata. Quindi Rossana e Lucio sono un primo rapporto che si stabilisce, e poi però c'è un FGC particolare, perché c'è un FGC in parte anomala, il cui è uno dei membri attivi è Achille Occhetto, e diventa segretaria della Federazione Giovanile Comunista di Milano, una donna, che non era ancora mai avvenuto che fosse segretaria di una federazione così importante come Milano, che è la Lia Cigarini, che è anche quella che scrive il primo articolo femminista sul Manifesto nel secondo o terzo numero della rivista, a nome del DEMAU, che è uno dei primi gruppi femministi che si fa. E quindi c'è Lia e quindi i suoi accoliti nella federazione giovanile, fra cui c'è Achille Occhetto, che non è diventato dirigente della federazione giovanile di Milano, perché colpevole per il nucleo dirigente del PC milanese di una colpa gravissima, essersi dimesso da non so quale incarico, perché le dimissioni non erano un'istituzione comunista, non ci si dimette. E questo pesò per anni, che tutte le volte noi proponevamo a Achille Occhetto nel comitato centrale dell'FGC e tutte le volte si alzavano i milanesi e dicevano no, perché si è dimesso, non è fidato, eccetera, eccetera. Tanto è vero che diventò proprio un obiettivo mettere come scritto nel comitato centrale, è diventata una sfida che facevamo, e lui lo scrive nelle sue memorie e dice, dandomi la responsabilità della sua venuta a Roma, e qui aggiunge, visto come sono andate le cose, penso che adesso si pentirà di questa cosa, in effetti, per quello che ha fatto dopo. Diciamo. Poi c'è anche Aniello Coppola, che casualmente è arrivato a Milano, appartenente all'area poi dell'Ingraiana, ed è vice direttore dell'unità di Milano. E poi c'è Luca Cafiero, che era allora ancora un raffinato studioso del Settecento inglese, e che diventerà poi col 68 leader del movimento, uno dei leader del movimento tedesco della statale. E io che dirigo il settimanale della Federazione Giovanile, che è Nuova Generazione, e che quindi ho contatti continui con questa federazione giovanile molto più anomala che c'è a Milano. E insomma, per tutte queste coincidenze abbastanza casuali, ci si comincia a riunire nel salotto di Rossana via Bigli, dove, come dire, Rossana... tutto pensavi di Rossana che potesse diventare dirigente di una rottura come è stata quella del Manifesto. E diventa un'amicizia e ci troviamo. E la prima proposta che ci facciamo gli uni con gli altri è di fare una rivista che si doveva chiamare Il Principe, pensando a Machiavelli e pensando alla necessità di ricostruire appunto poi una soggettività, cioè sempre il contrario dello spontaneismo di quest'altro. Cioè, poi non si fece, per fortuna, pensate tu, nel 68 una cosa che si chiamava Il Principe sarebbe successo nell'Ira di Dio. L'Ira di Dio. Nasce così, e nasce questa area ingraiana, e nasce poi nel seminario, nasce proprio sull'analisi del neocapitalismo, che si fa al famoso seminario sulle tendenze del neocapitalismo, in cui c'è una prima rottura che avviene fra l'area ingraiana e la destra, diciamo, del PC, su una questione di fondo, diciamo, di analisi, e cioè l'Italia è da considerare ancora un paese fondamentalmente arretrato che deve normalizzarsi, cioè deve arrivare
a raggiungere le caratteristiche che hanno gli altri paesi europei, che quindi noi dobbiamo raggiungere, copiare, dobbiamo anche noi diventare paesi moderni, moderni e industrializzati, e quindi dobbiamo lottare per accelerare questo processo di somiglianza al capitalismo dominante, oppure invece l'analisi che dice no, l'Italia, pur essendo ancora intrecciata alla questione meridionale, è già un paese dove sono mature le contraddizioni del capitalismo avanzato, e quindi è su quelle che bisogna agire, e quindi un ruolo particolare della classe operaia in questa vicenda, perché se vogliamo anche spiegare che cos'è la via italiana al socialismo, non possiamo continuamente dire che è un lungo processo, bisogna anche capire dove si incomincia ad intaccare la struttura, e si comincia a parlare delle famose riforme di struttura, e quindi della possibilità di incidere e di proporre a partire da questo un diverso modello di sviluppo in cui si conquistano delle casematte a partire dalla fabbrica, dove si può incidere sul modello di produzione e così via. E tutto questo si riconiugano molto bene la funzione di Rossana in questa ricerca ingraiana, perché Rossana, che è la più colta fra tutti quanti, anche veicola in quegli anni una elaborazione, diciamo, marxista non ortodossa, che è quella della scuola di Francoforte, che è quella della nuova sociologia americana, che è quella di un certo operaismo francese, Mallet, l'attenzione di Gors, a questi problemi, e quindi che si, come dire, si coniuga però con quello che sta già avvenendo a Milano e in Lombardia, perché pensate che l'FGC ancora quegli anni era forte, aveva 400.000 iscritti, ma gli studenti erano solo il 2%, e quindi diventa, dobbiamo chiudere, no? Questo è la cosa, però voglio dire ancora due cose sul femminismo. Rossana non è femminista, non è femminista come non lo sono io, come nessuno di noi, perché noi siamo quelli dell'emancipazione, e cioè dobbiamo diventare come gli uomini. Questa era la cosa che ci aveva insegnato il Partito Comunista, che fu anche piena di cose positive, perché la funzione dell'UDI, delle cose, sono state tutte cose anche... Ma insomma, noi l'idea soltanto di fare... ci consideravamo una cosa fondamentale, che non eravamo state relegate, che eravamo sfuggite, come dire, alla maledizione di dover fare un lavoro sulle donne, che erano le cellule femminili, la commissione femminile e così via, ma ci era stato permesso di fare dei lavori da maschi e non soltanto da femmine. Quando viene il femminismo c'è una immediata difficoltà di intendersi, che scoppia anche in modo con Gisella Limi, che arriva in Italia, avvocatessa francese, madre del direttore del Monde Diplomatique, perché aveva fondato un'associazione che si chiamava Choisir, scegliere sull'aborto. Succedono degli incidenti, perché noi le invitiamo a una sala, una grande aula dell'Università di Roma, e c'è un dissenso poi fra gli uomini, i maschi e le femmine, che si litigano, e lì per la prima volta viene fuori un dissenso maschi-femmine all'interno del manifesto, dove nel frattempo e parallelamente è maturata una cultura femminista. A cui il manifesto apre le porte, diciamo, nel senso che gli dà le sedi e tutto per svilupparsi, ma non pensa mai all'idea che possa esserci una vera e propria, come dire, richiesta di separazione. Quando incominciano i gruppi di autocoscienza femminile, che sono con tutta evidenza un'inchiesta su se stesse necessaria, e questo sono stati, non c'è comprensione, e sì che arriva che i gruppi femministi del manifesto, a un certo punto, cominciano, quelli della Federazione di Bologna, scrivono una
lettera collettiva dicendo: noi non restituiamo la tessera del PDUP perché consideriamo il PDUP un buon partito e non varremmo mai un gesto che potrebbe sembrare un gesto, come dire, di opposizione. Però vi diciamo la verità, noi con voi maschi non possiamo lavorare, abbiamo bisogno di lavorare da soli e non vogliamo sapere. Cerchiamo di... Rossana gli risponde dicendo: sbagliate, sbagliate perché questo significa staccarvi, separarvi dalla classe, dalla lotta operaia, dalla centralità nel processo rivoluzionario della classe operaia, e perdere le caratteristiche più interessanti che il movimento delle donne ha avuto in Italia, che è quella invece di aver tenuto insieme il legame profondo con il movimento operaio nel suo complesso. Su questo facciamo a Bellaria una, pensiamo bene di fare un gruppo di lavoro per discutere questa questione delle donne, e mi viene dato l'incarico a me di fare questa cosa, e io mi ritrovo a questa riunione, gruppo di lavoro parallelo a tutti quanti gli altri, cui vengono, siamo in quattro, io e tre uomini, le donne non vengono, e lì esplode la questione e inizia, come dire, anche Rossana per interrogarmi. Io ero un po' più preparata perché avevo frequentato l'Udi, insomma, diciamo, le cose femminili, mentre Rossana era quella l'unica forse che si era riuscita a essere esentata dal dovere di fare delle cose alle donne. E il percorso di Rossana nel femminismo è molto interessante, che dico due parole soltanto, è ben espresso in realtà nelle altre, che immagino che abbiate già molti di voi visto, perché Rossana dice subito una cosa importante: essere donna e capire che cosa vuol dire essere donna è un lavoro di tutta la vita, è una scoperta difficile ed è un processo faticoso, molto faticoso, e soprattutto perché significa scoprire di essere, cosa vuol dire essere donna, vuol dire anche scoprire e definire qual è l'identità del maschio, e quindi cosa vuol dire rapportare queste due identità. E allora il problema è forse di fare due rivoluzioni e non una sola, perché sono due rivoluzioni e che ripropongono delle tematiche diverse. E a quel punto c'è un impegno di Rossana fortissimo, tant'è vero che per molti anni poi si dedica alla scrittura sulle donne, e la rivista Lapis, che diventa una cosa, fra l'altro tutte cose che andrebbero ripubblicate, rimesse in circolazione, e fino, insomma, diciamo, alle ultime, all'approdo al femminismo di Rossana, che credo che sia una delle pagine più importanti e più interessanti. Grazie, grazie mille Luciana. Noi ti ascolteremmo per ore, ma purtroppo non possiamo farlo, siamo già andati molto oltre rispetto ai canoni di questo format, di questo incontro. Grazie a tutte e tutti per averci seguito, sia qui in sala che seguito a distanza attraverso i canali social. Grazie al Polo del Novecento, all'Unione Culturale Franco Antonicelli, che ha organizzato questa puntata del ciclo 900 storie, e grazie ancora a Luciana Castellina di essere stata con noi, grazie a Franco Milanesi e a Jacopo Rosatelli, e l'appuntamento con 900 storie tra due settimane, mercoledì 1 dicembre alle 18, con Norberto Bobbio, di cui si occupa il Centro Studi Piero Gobetti, dunque non potete mancare. Grazie mille Franco, Jacopo, Luciana.